Che la cucina diventa arte. A cucinare possiamo imparare tutti, siamo bravi, ma poi l'arte è la cucina diventa una passione, qualcosa da tramandare. E allora chi potevamo stamattina scomodare per farci compagnia? Luisanna Messeri, che io non so come ringraziare per essere qui. Luisanna, noi siamo artigiani della comunicazione, ma siamo anche bel tempo, si spera. Perché a un certo punto chi sa cucinare, chi ha avuto la fortuna della dote proprio culturale della cucina, ha necessità di trasmetterla agli altri? No, intanto perché qualcuno l'ha trasmessa a me, quindi qualcuno ha già avuto... quello è in casa, ragazzi, c'è poco da fare. Io ho imparato in famiglia, la mia nonna, le mie zie, la mia mamma, e la cucina è, che ne so, è quello che fa diverso... l'uomo dall'animale, noi siamo gli unici che si mangia qualcosa di cotto. E la civiltà nasce quando arriva il fuoco. Arriva il fuoco e poi c'è le pentole, c'è tutto. Ma quella è un'altra storia, magari un giorno vengo e Luisanna, si parla di quello. Quando sempre più frequentemente chi ha avuto questa fortuna, ripetiamo, questo privilegio, poi ha necessità di trasmettere agli altri, di comunicare, di raccontare. Raccontare la cucina, questa passione, non significa scrivere necessariamente ricettari. Non è solo quello. No, io ho fatto anche quello. Però poi è cucinare in casa per la propria famiglia, per i propri amici, per le persone a cui si vuol bene, che si ha voglia di, con cui si ha voglia di condividere quel momento lì della giornata. Che guarda caso sono tre. E a me mi piacciono tutte e tre, dalla mattina alla merenda. Attenzione che i toscani, già certo. Senti, Luisanna, la prima... noi abbiamo detto, ci diamo del lei, siamo sì, finiti al tuo... facciamo sempre queste cose, vabbè. Luisanna, senti una cosa che è più naturale. Luisanna, la prima ricetta che a tua memoria ricordi, la prima cosa che mamma e le zie ti hanno insegnato? È fare la pasta. Perché bisogna imparare pure a fare quella? Se vuoi fare... Ah, la pasta, quella lì, non a cuocere la pasta. Non a cuocere, fare la pasta fresca, diciamo. È il pranzo della domenica in cui tutti ci si ritrovava e ognuno faceva qualcosa e comandava la nonna che faceva, io mi ricordo ancora proprio, sai, la mezzaluna che taglia gli odori per fare il sugo, per fare... è questo, è il bello, è che poi ti ritrovi lì e chiacchieri e ti racconti e questo, c'è il momento di unione, e quello è il bello, insomma. Chi prima di tutti aveva capito, questo lo diciamo per chi ha forse qualche età, ma chi dovrebbe riscoprire un personaggio, si chiamava Artusi. Pellegrino Artusi. È stato il primo che, pur non sapendo cucinare... Cioè lui non era un cuoco, vero? Pellegrino Artusi non era vero cuoco. Pellegrino Artusi era un signorino, cioè vendeva le stoffe a Firenze, ha avuto una vita, diciamo, molto parecchie peripezie. Era figlio di un droghiere, nel senso, il suo babbo commerciava in spezie e lui seguiva il babbo, andavano anche a Bologna, anche ad Ancona, all'epoca si parla del 1800. Distanze enormi. Ecco, magari ancora la macchina c'era. Come dire. E lui era di Forlimpopoli. A un certo punto ci fu un disastro, il passator cortese, quella volta era un brigante dell'epoca, una sera erano tutti nel teatro a festeggiare, quindi tutte le famiglie importanti della città, lui arrivò, li chiuse tutti dentro e ne prese uno per uno e li portò a casa e fece... Purtroppo. E purtroppo via fece quello. Però Pellegrino Artusi fu anche il primo esperimento, se volete, tutto italiano, cioè tutto, insomma, a quell'ora, diciamo che a quell'epoca fece davvero, iniziò la cucina italiana. Con il suo ricettario, come dicevi te, lui non era un cuoco, lui aveva due cuochi alle sue dipendenze, la Marietta e Francesco, quindi lui cominciò a mettere in moto proprio lui... Praticamente usava le ricette, funzionavano bene, le scriveva e cominciò a vendere il suo libro, che nessuno gli aveva detto no, non avrà successo, e invece, ha venduto non so quanti milioni di copie. Non solo, ma questa bella Luisanna Messeri si è presa la briga di riproporre Pellegrino Artusi grazie anche alla magnifica voce di Paolo Poli in un esperimento che vi proponiamo così. Guardate. Questo polpettone si fa con l'esso avanzato e nella sua semplicità si mangia pur volentieri. Levatene il grasso e tritate il magro con la lunetta.
conditelo e dosatelo in proporzione con sale, pepe, parmigiano, un uovo o due e due o tre cucchiaiate di pappa. Questa può essere di midolla di pane cotta nel latte o nel brodo o semplicemente nell'acqua graziata con un po' di burro. Mescolate ogni cosa insieme. Formatene un... Noi siamo costretti a sfumare, ma la magia ci è arrivata, questo esperimento di riproporre la... Audiolibro. Esatto, perché un audiolibro? Allora, intanto perché secondo me l'audiolibro è una genialata, perché ti permette, anche in cucina, visto quando dici mi voglio fare sta ricetta, poi devi avere le mani nel fuoco, le mani nell'acqua e devi star lì a scartabellare il libro. Invece, tac, metti il disco e va. Quindi non è solo uno strumento per i non vedenti e che è meraviglioso, perché se pensi, loro possono quindi arrivare ad avere l'immagine della ricetta se la fanno attraverso le orecchie, esatto, è vero. Esatto. Però noi andiamo anche oltre. Anche in macchina, scusa, cioè, che fai su Roma-Napoli, ma stai scherzando, non vedo l'ora di riprendere a guidare per sentirla nelle orecchie. E a proposito, Pellegrini, Artusi, che cosa la Lisanna? E te ci hai portato il baccalà stamattina? Sì, perché ti sembra... l'orario. Perché invece per una ricetta allora, particolare. Artusi c'ha nel suo libro 790 ricette. Secondo me questa è una delle più ganze, si può dire? Certo, esatto, che si può dire. Vogliamo vederla intanto? Chiamiamola la ricetta del baccalà Montebianco. Ingredienti. Li stiamo vedendo. Proprio pochi. Sì. Due patatine lesse. Sì. E noi le abbiamo lessate per motivi di tempo. Certo. Poi c'è un bel pezzo di baccalà. Il baccalà è il... ecco, è il merluzzo, quello che viene tenuto sotto sale e poi viene messo nell'acqua. Quindi nell'acqua, che possiamo comprare già comprare volendo anche, bagnato, sì. Da Napoli si dice ammollato, anzi spugnato. Benissimo. Io vi consiglio di comprarlo già ammollato, perché ammollarselo da solo vuol dire sta tre giorni a cambiare l'acqua. L'acqua in continuazione, eccetera. Quindi un bel filettone. Perfetto. Lo mettete nell'acqua. Perfetto. Mentre bolle. Nel frattempo... E poi ci vuole soltanto uno spicchio d'aglio, del prezzemolo e del buon olio extravergine d'oliva. Tu hai portato il toscano. Sì, beh, scusate. Allora, intanto stiamo vedendo che si mette nell'acqua. Ah, importante, l'acqua Dimmela. Deve già bollire e lo mettiamo, oppure lo mettiamo freddo? Anche ad acqua ghiaccia. No, aspetta. È importante questo. Una sciocchezza. Mentre lo bolle, lo mettete... Spengete il fuoco e lo lasciate qui 5 minuti, perché il baccalà, come dice un vecchio detto, baccalà, fegato e uova, con più bolle più s'assoda, nel senso diventa duro, quindi devono cuocere proprio poco. Quindi poco, facciamo poco. Bollire l'acqua, quando sì. Bolle buttiamo il baccalà e spegniamo sotto il fuoco 5 minuti. Brava. Montebianco, perché? Montebianco. E perché lui lo chiama così. Nel senso che altro... No, appunto, perché diventa proprio, esatto, poi una bella montagnina. Lui dice, infatti, non so perché lo chiamino Monte Bianco, perché a un certo punto diventa giallo, quindi dice magari Monte Giallo. Quindi allora, io piglio sto piattino. Perfetto. Allora, non c'ho il mixer però, dottori. E questo qui non ti questo basta? Questo si chiama frullatore immersione a casa mia. Vabbè, te lo procuriamo assolutamente. Se si riesce a farlo con questo. Intanto le patate allora, ecco qua, bollite. Sì, perfetto. Sì. Lui ne mette una, Ma a noi ci piace abbondare. Vabbè, questo è proprio in fondo a quattro pezzetti, perfetto. L'Artusi poi non scrive soltanto le ricette. Lui racconta tutta, per esempio, anche la storia del baccalà. Di questo pesce. E qui è quando la cucina diventa poi arte, diventa letteratura. È cultura. È sì. Cultura. E anche perché quando un piatto è bello da raccontare, tu inviti poi, no? Il tuo commensale, no, là sarà anche buono. Perché quando una cosa c'ha una storia, è mitica, è quello il racconto della cucina. Poi dopo, sai, te le ora la cucina è filosofia, è tutto. Però insomma. Non esageriamo, E anche la storia dei prodotti, dei luoghi da cui provengono, la storia anche, come diciamo spesso, le nostre radici, perché sono prodotti di quello territorio, di quella zona. È quello che fa la salvezza poi di e la ricchezza di un paese. E noi abbiamo tante di queste cose, queste vanno raccontate, queste vanno tirate fuori. Vuoi che intanto ti cominci a schiacciare, le patate con la forchetta? Vuoi cominciare a lavorare? Forza, perché ti dico subito, oggi ci domandiamo e ci diciamo insomma quando...
questa cucina, quest'arte diventa condivisione. E beh, noi ci mettiamo vicino anche una parolina che ci piace tanto, diventa anche solidarietà e possibilità di riscatto sociale. Allora sai che abbiamo fatto mentre noi prepariamo, Luisanna? Dica. Ce ne andiamo niente po' di meno che al carcere di La Spezia e ci andiamo con lo chef Rubio. Guardate qua che cosa quella birba matricolata è stato capace di fare. Io intanto schiaccio baccalà Montebianco e te pulisci il baccalà, così la puzza la fa. Cucina, noi intanto stiamo procedendo con il nostro baccalà Montebianco. La nostra Luisanna sta ricetta tagliando. Ricetta 120 di Pellegrino Artusi. Ah, esattamente, prendete nota. Allora, stiamo tagliando il prezzemolo. Abbiamo già pulito il nostro baccalà, deliscato ovviamente, tolto qualche spinetta che ci dovesse essere. Una volta essere. Che si è lessato. Esattamente. Per pochissimi minuti in acqua bollente, senza sale, senza nulla. Esattamente, senza sale. E beh, è già salato. E c'ha ragione pure lei, giustamente. No, giustamente. Intanto, se no viene la salamoia, bravissima, ricordiamole sempre queste cose. Il prezzemolino è quasi pronto, va bene. Ho sbucciato lo spicchio d'aglio. Perfetto. E lo taglio in due perché a me me ne basterà un pochino. Perfetto. Allora, è rudimentale, ma noi siamo artigiani. In casa cosa devi avere? Certo, mica si può avere tutto dai grandi chef. Esatto, allora, il baccalà, diciamo un paio d'etti di baccalà. Sì. E ci mettete un pochinino di patata intanto. Perfetto. E l'olio, me lo apri per certo piacere? Certo che te lo apro subito, ecco qui. E fate come se doveste fare una maionese. Guarda lì. Lo montate per benino. Vedi, lui dice infatti diventa giallo perché è l'olio. Certo, perché se è l'olio buono, giustamente. Aspetta, mettiamoci lo spicchiettino d'aglio. Eccolo qui. Ecco. Già tagliato. Certo, se mi potresti anche dare. Certo, allora questo coso. Subito, ma io ai suoi piedi, come si dice, no, a Napoli, dalle parti mie, va. Quindi, benissimo. L'aglio vi piace, ce lo mettete. Benissimo. Non vi piace, non ce lo mettete. Mettiamo. La cucina c'ha questo di bello, è vero. Non è scolpita nella pietra, ci potete lavorare e ammettere la vostra fantasia. Ed è rispettoso dei gusti della gente, perché se tu c'hai giustamente degli ospiti che non amano particolarmente sentire... Guardate anche come ci siamo attrezzati in un barattolo, ecco. Sai perché questo? Dì. Perché così poi lo chiudi e lo metti in frigorifero. Ma guardate l'intelligenza e la grazia di questa donna che riesce anche a superare un handicap in questo momento È bello fatto. Guardate che meraviglia. Ci potete mettere più patata, così lo allungate, vi costa meno. E certo, esatto, con 200 grammi di baccalà e qualche patata in più riusciamo a far mangiare 6 persone. Intanto, diciamo, senti, ma c'ha pure un profumo, vogliamo rivedere in grafica? La ricetta, Luisanna, perché sennò si arrabbiano che giustamente non riescono a copiare. Tu intanto cominci a preparare questi crostini di pane. Si fanno assaggiare via, esatto. Ragazzi. Allora, 400 grammi di baccalà ammollato, 2 patate bianche, olio extravergine, qua Luisanna è severissima, extravergine. Solo quello. Benissimo, gli altri non esistono. Uno spicchio d'aglio, un ammazzetto di prezzemolo, pepe nero e pane da crostrini, insomma, per fare il crostino. Sì, esatto. Guardate qui che meraviglia. E questo è un pranzo, perché c'è il pesce, c'è la patata e i carboidrati, è vero. Questo è un piatto quasi unico. Sì, oddio, però cioè, dipende dalla fame che abbiamo, giustamente. Allora, guardate, noi scusateci, ma ce li assaggiamo anche. Nel frattempo andiamo in pubblicità, ma vi ricordiamo che tra un po' saremo a San Pietro per l'udienza alle comunità del cammino neocatecumenale di Papa Francesco. E quindi, state con noi. Noi intanto spalmiamo qui senza pietà. E poi ancora storie di riscatto, storie di bellezza umana legate all'arte della gastronomia. Guardate che... Noi continuiamo con la nostra Luisanna Messeri, la cucina è donna, diceva il nostro Vito, il nostro Fabio, ricordando Repubblica. Te sei d'accordo? Come sono d'accordo? Certo che sono d'accordo. Ce l'hanno scippata purtroppo questi uomini. Perché soprattutto sono loro che vanno in televisione e diventano famosi, ma forse. Ma quello lì se ne sai, anche quello lì non mi importa. Però voglio dire, se te pensi a qualcuno e gli chiedi qual è il piatto che hai nel cuore, no? La famosa Madeleine di Proust, nessuno ti dirà il piatto di quel cuoco fatto. No, ti dico la dice, il piatto mi ha fatto la mia mamma, la mia nonna, la mia zia. Io ce l'ho una teoria del perché i cuochi adesso sono vai al volo, qual è? Perché prima è chiaro che era un lavoro molto faticoso, ma cos'è successo? Loro all'inizio erano, diciamo, i sacerdoti che facevano i vari sacrifici ai loro dei, alle loro. Poi sono, e quindi già erano loro che tagliavano, facevano e cuocevano. E invece in casa è sempre stata la donna. Poi c'è stata la Rivoluzione Francese, i cuochi
delle famiglie, diciamo, importanti, e nel frattempo 1800 anni è successo un bel po' di casino, ma che è successo? Loro si sono aperti, una volta che le famiglie nobili non avevano più da tenerli perché erano stati tutti, o gli era stato tagliato la testa o erano stati buttati, che hanno fatto? Si hanno aperto i ristoranti e da lì i grandi cuochi sono sempre stati gli uomini. Però le regine e le restiamo noi, a proposito di donne, Luisanna, Petronilla, questo è un reperto, ci ho provato, mi ha detto ti taglio donna. Le mani piuttosto che lasciarmi questo ricettario. Una grande donna, cosa ha dovuto fare lei una volta che si è messa a scrivere? Si è dovuta firmare il dottor Amal. È vero. Perché era donna e nessuno le credeva. Però poi è ritornata ad essere donna con Petronilla. E che poesia ci regala Petronilla, un'altra ricetta sua, vero? Sì. Anche lei non sapeva cucinare, anche lei aveva le cuoche che cucinavano. Ma sapeva per lei. Raccontare, era sapeva far innamorare attraverso parole. È stata una delle la terza donna medico d'Italia. È vero. E lavorava a Milano, all'ospedale di Porta Venezia, dove andavano tutti disperati, la gente, i poveri, le prostitute. E lei era una volontaria, ecco, era una donna che aveva a cuore anche la salute. Infatti lei nel suo ricettario dice sempre: ma fate questo perché vi fa bene. Cioè, come bello, scusate, posso dire una cosa? 930. Vedere usare le mani anche da una grande cuoca come sei tu. Senti che cosa. Dai, ma viva Dio! Mica stiamo là a fare gli schizzinosi. Viva Dio! Senti, quattro uova. Brava, che facciamo? Dividetele chiare dal tuorlo. Perfetto. Bene? Quattro uova. Ale. Facciamo una crema. Anzi, due creme. Fa. Allora, Petronilla scrive il suo ricettario a cavallo delle due guerre, anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è un momento di autarchia, è un momento di povertà, di crisi. E quindi lei dice: leggi Bellina, guarda, te l'ho messa qui, così lo puoi leggere te. Intanto che tu lavori, sì, di qua. Sì, leggi questa crema pizza. Di cioccolata, bellissimo. Si vuole un'altra mia crema, che sia spiccia a fare, che sia squisita, che sempre riesca, che costi quasi niente, che non richieda né fuoco né forno né spignattamenti, ma solo un certo rimescolamento, che sia insomma del genere stesso di quella tal mia crema di mascarpone di fama quasi mondiale. Ebbene, la Petronilla ci propone questa crema, che intanto, la vogliamo ricordare come si chiama, che mentre intanto tu la prepari... Crema cioccolato. Crema cioccolato semplice. Cosa c'ha di particolare? Ecco, vediamo che bellezza. 10 grammi di cioccolata, perché all'epoca la cioccolata costava, era una cosa molto difficile da trovare. Però lei dice che sia lesta a fare e di pochi soldi. Io magari una forchettina la userei anche, se ci fosse. Una però... forchettina ci arriva subito, pian pianino. Quindi, lei dice: mescolate lo zucchero ai tuorli. Perfetto. Poi, e lo mettete qui. Poi prendete un pentolino, 10 grammi di cioccolata fondente, meglio fondente. Su via, 4 cucchiaiate di acqua e la fate sciogliere, va bene? Lì, perfetto. Nel frattempo si monta a neve le chiare d'uovo, ora farò casino. Attenzione, certo. Sì, io poi sai, oggi vado con... Beh, sei un capolavoro, perfetto. Dai, non ti preoccupare che non schizza. Ci avremo anche noi le protezioni lassù. Su. Queste sono le genialate, queste hanno risolto la vita. Esatto, perché allora vai a montare. Effetto. Sai che braccia ti facevi? Certo. Io infatti, secondo me, le cose più importanti sono state lavatrice, lavastoviglie, frullatore e anche... Senti, intanto io faccio così. Brava. Se vuoi. E allora, però vediamo intanto in grafica elettrica. La ricetta, mentre noi stiamo facendo qui, ricetta in grafica. Crema al cioccolato, eccola qui. E allora, grazie. Per la crema al cioccolato, 10 grammi di cioccolato fondente, 2 cucchiai di zucchero a vela, 4 uova bio, come abbiamo visto, separando i tuorli dalle chiare. Le chiare vengono montate, mentre c'è anche una versione, tra l'altro, bianca, che tra un po', anzi, la possiamo leggere, a questo punto la leggiamo adesso. 200 grammi, questa volta in mascarpone, sempre le 4 uova, zucchero a velo, baccello di vaniglia. Eccoci. Torniamo in studio e vediamo che cosa fatti. Va bene così? Che sì, dici? Sì. Mi raccomando,
ancora si vola. Non ti preoccupare, devi avere fede, mia cara. Come vedi, non è successo nulla. Meno male. Brava, brava. Che meraviglia. Allora, mi raccomando, le uova. Cioè, la qualità del... degli ingredienti, mio. Assolutamente, su quella non risparmiate. Magari, visto che siamo tutti a dire si mangia troppo, se ne mangia un po' meno. Brava, brava. E però diventa un... insomma, è tutta un'altra roba. Quello che ci mettete nelle pentole, quello ci ritrovate. Beh, è vero, è vero. E quello poi ti torna veramente al nostro, ecco, nel nostro fisico, allora, al nostro guarda, organismo. Guarda, te mi devi far così, sì, ora. Me la metti... un po' per volta. Va cara. Bene, va bene. Poco alla volta. No. Posso usare qualche forché con questa? Lei mi metta questo qui dentro. Ah, qualche cucchiaio. Ah, perfetto. Lei sa cucinare, signora? No, perché voglio dire, dico, oddio, dico, ancora, che ancora. Cosa. Sa, siete sempre dei grandi. Noi piccoli umili che facciamo ma che così. Grandi. Ci dobbiamo sempre. Guarda, Lartusi, vediamo un po', Lartusi ha intitolato il suo libro La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Allora, l'arte, grazie, era legata alla professione. L'arte vuol dire professione. A Firenze c'erano le arti, no? Certo, le arti e i mestieri. Arte, certo, e mestieri. Arte come professione. Ora poi, se gli vai a dire che non sono artisti, poi se la pigliano male. Poverini, si offendano però, tanto. Però, insomma, è professione. Il maestro Marchesi, insomma... come detto, dire, lo ha dimostrato, no? Ecco, anche nel... quindi, no, Luisanna, raccontiamo sempre per chi guarda, a casa fosse distratto a fare le faccende nel frattempo. Guarda, allora, che bello. Si mescola piano piano sempre dall'alto verso il basso, perché sennò vi si smonta tutta la chiara d'uovo. Chiara. Vai ancora, grazie. Va bene. Quindi si è mescolato i tuorli con lo zucchero, adesso si sta incorporando le chiare e piano piano ci si mette la nostra cioccolatina. Madonna. Pensa, poverini, 10 grammi. Giusto, giusto, perché era tempo di guerra, perché noi ce ne metteremo forse di più, ma perché non tornare anche all'essenziale? Ma sì. È vero? Ma sì, ma infatti poi la cucina, tra l'altro, una... secondo me, è proprio, è allevare che è meglio. Se te vedi, i grandi piatti non sono mai con troppi ingredienti, perché un rimescolio che non va ora, bene. Ora, Luisanna, tornando a questa ricetta, sì? Si capisce perché le uova devono essere freschissime. Brava. Insomma, perché... E biologiche. E biologiche, se possibile. Grazie, insomma, ancora. Ma sicuramente fresche. Certo, è una cioccolata un po' aremica, oggi. Ma perché noi siamo misurati, perché abbiamo detto, oh, facciamo basta, le cose originali, vai. Le cose originali. Basta. Guardate qui che meraviglia. Ora che vogliamo fare anche l'altra o no? La vuoi fare? Vediamo un attimo, guarda, la ricetta l'abbiamo vista. Fausto, secondo me, se proprio non la vogliamo fare, almeno la raccontiamo. Ma mi sa che ci abbiamo tempo. Ripetiamo intanto, tempo? Vogliamo allora, intanto qui? Preparare questa. Benissimo, questa. Torniamo alla ricetta. La grafica, io la guardo da qui. Scusate se non guardo in camera, ma così, ecco qua. Abbiamo detto crema al cioccolato, alla cioccolata, 10 grammi di cioccolato fondente, 2 cucchiai di zucchero a velo, 4 uova bio, separando i rossi dalle chiare. Le chiare vengono montate, nel rosso incorporiamo invece lo zucchero a velo, lavoriamo, non abbiamo fatto con, sì, con il cucchiaio, sei stata eroica, invece ci vuole ovviamente la forchetta, e poi pian pianino facciamo come ha fatto la nostra Luisanna, che tra l'altro sta guarnendo con un'altra... Aspetta, ora ci aggiungo un po' di cioccolata, perché se... Perché ragazzi, io... l'anemia è in combe, e quindi insomma poi siamo questo di bocca ora buona. Aspetta un po', dovrebbe ora stare un pochino in, esatto, frigorifero. Esatto, la facciamo, eh? Stare in frigo come se fosse e frigo. E anche la cioccolata avrebbe dovuto essere fredda. Noi purtroppo ci abbiamo ma sempre facciamo questo in poco del... tempo. Nel frattempo vogliamo fare l'altra. Sì. Che dici? Vai, facciamo l'altra. Facciamo così l'altra. Veloce. Vediamo subito. Il mascarpone. Mascarpone è questa crema. Diamo soltanto gli ingredienti te. E poi mascarpone, dopo... Mascarpone. Da una parte mettete i tuorli. Benissimo. Lo zucchero e lo montate. Perfetto. Ben bene. Ci aggiungete pian piano il mascarpone e sempre la solite chiare montate a neve, che... Le chiare montate a neve alleggeriscono, esatto, il preparato e rendono sotto, brava, il palato. E quella... poi ti danno una cucchiaiata, ti dimezza. Allora, la grandezza di questa donna sta nell'accettare anche questa cosa. Scusate, ma è la verità, perché noi andiamo in Sardegna. Le vogliamo vedere questa tavola sarda che ci ha preparato, sì, il nostro Vito? Quella, noi intanto, dai, prepariamo la crema. Vito! Vai! Madonna, questa qui si è... Spero di cuore, viva la Sardegna che lasciamo oggi. Luisanna Messeri e Maria Grazia Senatore ancora con noi, ancora un grazie a Luisanna per il... Figurati. Tuo adattamento, lo spirito di adattamento. Luisanna, e beh, bisogna dire, è la salvezza, è su via. Da Artusi passando per Petronilla, se ti dovessi dire qual è la lezione che ci consegnano anche questi grandi nomi, uomini umili, perché non sapevano cucinare ma hanno saputo raccontare l'arte della cucina.
Quindi la domanda è... Qual è la lezione che ci consegnano? E soprattutto tu perché adesso vuoi provare a fare anche il ricettario di Petronilla recitato e parlato e raccontato? Perché la cucina racconta chi siamo, da dove veniamo e non ci si può dimenticare. E quindi per questo dico, noi siamo qui e poi lasceremo, no, ai nostri figli, ai nostri nipoti. E la cucina è identità. Perché io devo? Poi è anche accoglienza, perché come vedi ultimamente stanno arrivando i nuovi prodotti portati dagli immigrati e si accettano, no? Si fa una scelta, per esempio io lo zenzero, le spezie, a casa mia nessuno le usava, però io le uso perché è un arricchimento, la cucina è unione, è comunione, come ora insomma, però è questo, no? E quindi è accettazione di tutto quello che di buono c'è e che si può utilizzare. Maria Grazia Senatore, una cosa, ritorno a quell'immagine della felicità che ci hai regalato. Vedere felici gli altri, in fondo, lo diceva anche Luisanna, siamo gli unici esseri viventi che devono cucinare i cibi, che non si accontentano di prenderli da madre natura, di elaborarli e poi di regalare dei momenti di felicità alle persone. Sì, assolutamente, ma infatti credo che sia la cosa più bella di chi cucina, o comunque di chi fa qualcosa con passione in generale. Ma la cucina ti consente di fare questo, cioè di rielaborare, di creare qualcosa e di offrirlo agli altri. Adesso al di là, insomma, se l'uno fa per lavoro o anche per passione, certo, semplicemente a casa propria, nelle mura di casa propria, ma ti dà questa possibilità di arricchirti e di scoprire anche nuovi prodotti, come diceva anche giustamente Lebea. Anche io adesso utilizzo nuove spezie, nuove cose, perché... Anche la cucina orientale, cioè tutto il mondo ci può offrire qualcosa di speciale, insomma, dal punto di vista culinario. Tenendo salde le radici, e poi su questo avremo altro da dire. Fabio, forza, oggi, che ce la facciamo ancora a mettere altre notizie. Primo venerdì di marzo, beh, lo sapevate che c'è una catena internazionale di preghiera che riguarda le donne? Ebbene, questa prima giornata era stata fondata nel 1927 a New York e ogni anno coinvolge un paese diverso. Quest'anno saranno invece, pensate, le Bahamas, una monarchia che fra l'altro fa parte del Commonwealth, con a capo la regina d'Inghilterra. Donne che pregano, pensate, questa catena coinvolge 180 paesi diversi in tutto il mondo. E la CEI lunedì al Senato, con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, firmerà un documento lunedì pomeriggio contro la violenza proprio sulle donne. Grazie Fabio, grazie di cuore Luisanna Messeri, aperti all'innovazione ma fedeli alla tradizione. È anche questa la cucina. Certo, è anche questa qui. L'innovazione vuol dire appunto i nuovi strumenti. Non lo so, la cucina è una ricchezza, no? Lei diceva prima appunto mi fa piacere dare felicità agli altri, infatti si parla di pane e companatico, il companatico ha la stessa radice di compagno, quindi vuol dire insomma mangiare da soli, come dicevano mangiano i lupi, bisogna per questo bisogna mangiare la sera, mettersi a tavola tutti con la famiglia, la cucina avvicina. I trattati più importanti nella storia, tra Metternich piuttosto che quei guerrafondai, l'hanno fatti a tavola, sono stati fatti veramente a tavola, questa è veramente la storia dell'arte. Allora grazie di cuore a Luisanna Messeri, grazie a Maria Grazia Senatore, a tutti voi. Ricordiamo che tra un po', dopo il medico, andremo in aula Paolo VI per udienza di Papa Francesco alla comunità del Cammino Neocatecumenali e scatta la